Siamo qui con Luca Zingaretti all'Abbazia di San Pietro per il 25esimo anniversario della fondazione della Città del Sole. Luca, allora, il mestiere dell'attore è un mestiere molto particolare, in cui tu devi entrare sia nei panni del personaggio che interpreti, anche nella mente. Quindi quello che ti volevo chiedere è: quanto è difficile poi staccarti nella tua vita reale dal tuo lavoro? No, ma io se mi dici staccarmi dal mio personaggio, mi ci stacco senza nessun problema. Non è difficile. La cosa bella del mio lavoro, sai qual è? Che tu non stacchi mai, perché stai sempre nel tuo, cioè tu stai immerso nella vita, e noi in qualche modo dobbiamo cercare di riprodurre la vita, quindi è più che fare l'attore, uno che fa l'attore è un attore, quindi è quello il bello, fare delle cose, essere immerso in un'atmosfera che poi è il corso della vita, in cui è come se facessi sempre il tuo lavoro. Ho capito. E quindi, per esempio, magari non ci sono stati, per esempio, dei personaggi che hai interpretato, no, che ti hanno plasmato anche caratterialmente tuo comportamento? Guarda, fare un ruolo significa in qualche modo entrare empaticamente in contatto con quella persona, capire perché agiva così, capire quello che pensava, eccetera. Ma è come conosci una persona davvero, no? Se tu conosci un amico o un amico, un'amica, ti fai un'idea di quello che è quella persona. Allora, sei a quel punto là in grado di poterlo raccontare. Però io non ho mai ben capito che cosa volesse dire, ma sai quando quegli attori dicono devo fare Gesù Cristo, stanotte ho visto la Madonna perché mi sono immedesimato, io quella roba lì proprio non forse perché vengo da una scuola diversa, che è quella un po' più italiana, in cui appunto recitare è giocare, non è immedesimarsi o stare male col proprio personaggio. Però ecco, conoscere così intimamente una persona come il tuo personaggio è una cosa comunque interessante. Quindi anche magari il personaggio più emblematico che ha rappresentato, che è Montalbano, non ti ha influenzato tantissimo nella vita reale di tutti i giorni, nel tuo essere Luca? Beh, sarebbe grave se non fosse, sarebbe molto grave. Senti, a proposito di Montalbano, chiaramente tutta Italia se lo immagina con il tuo volto, ma tu le prime volte che hai letto Montalbano, come te lo immaginavi magari anche esteticamente? Ma sai, quello è l'ultimo dei problemi. Tu quando fai un personaggio, qualunque esso sia, devi preoccuparti di restituirlo nella sua anima, nella sua essenza più profonda. Poi se te lo fai coi baffi, con quei capelli lunghi, con i capelli corti, secondo me è relativo, soprattutto se non hai a che fare con un personaggio realmente esistito. Ma io addirittura quando ho fatto per Lasca tanti anni fa, che è stato credo il personaggio, la fiction più vista in assoluto, non mi sono assolutamente preoccupato di assomigliare fisicamente al vero Perlasca, perché lo ritenevo, insieme ovviamente al regista che ha fatto la cosa, a me veramente poco importante. Tu quello che devi restituire è quel sapore, quell'odore, quell'energia che il personaggio emana. E senti, invece con Don Matteo che rapporto avevi? Nel senso, c'era competizione, alla fine eravate voi due che gestivate un po' la criminalità in Italia, a livello di... No, nessuna competizione, no. In uno scontro magari a cazzotti tra te e Terence Hill, chi avrebbe vinto secondo te? Perché anche tu sei bello piazzato, lui ha fatto con Bud Spencer. No, ma io a Terence Hill l'avrei proprio visto, con una pizza l'avrei steso. Grazie mille, ciao, Luca, grazie a voi, ciao.